La festa odierna, la festa della presentazione della gloriosa e beata Vergine al Tempio, è una festa antichissima ed è collegata alla festa della dedicazione del Tempio, Tempio consacrato a Maria, a Gerusalemme, fatta all'inizio del VI secolo d.C. In questo legame della festa della presentazione della beata Vergine Maria, con la dedicazione del Tempio a lei consacrato, c'è un profondo significato, un profondo legame spirituale e mistico. Noi oggi con la festa della presentazione ci ricordiamo che la Beata Vergine, dalla quale è nato il Cristo, la nostra salvezza, fin dall'inizio della sua esistenza era santificata, era consacrata a Dio. Il giorno della sua presentazione, lei venne nel Tempio, lei che era destinata ad essere lei, il Tempio del Dio vivente. Vedete, cari fratelli e sorelle, come cambiano le alleanze, il Tempio adombrazione delle cose future, il Tempio di Dio, il Tempio di Gerusalemme. La Vergine, l'arca della nuova ed eterna alleanza, la dimora dell'Altissimo, la dimora del Dio vivente, del Cristo, figlio unigenito del Padre. Qual è il significato della festa odierna? Maria è la consacrata di Dio e oggi la festa dei consacrati, che si rallegrano nella festa della Maria, Vergine Madre, si rallegrano nella sua festa perché vedono in lei non solo l'Avvocato onnipotente con la sua intercessione presso Dio, vedono in lei non solo la loro madre piena di tenerezza, piena di attenzione, ma vedono in lei, anzitutto, un esempio fulgido posto da Dio ai fedeli di tutta la Santa Chiesa, ed in particolare dei consacrati. Quindi la festa di oggi riguarda tutta la Santa Chiesa di Dio, ma in particolare coloro che si sono dedicati al servizio esclusivo del Signore. Questa festa riguarda tutti i cristiani, perché voi ben sapete che tutti siamo chiamati a santificare le anime nostre, chiamati a salvarci per tutta l'eternità, chiamati, in attesa della salvezza futura, a edificare il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa nella carità. Ecco allora che non c'è un'anima che non sia chiamata da Dio ad essere santa, a santificare se stessa e a santificare anche il prossimo. Ma in particolare, la Santa Chiesa di Dio ha voluto che alcuni uomini e donne lo servissero più in particolare, rinunciando non solo al peccato, come tutti i cristiani hanno fatto con il loro santo battesimo, ma rinunciando anche al mondo, anche alle gioie lecite di questo mondo, ma sempre gioie in qualche modo immanenti, che trattengono l'animo su questa terra. La principale intenzione della religione cristiana è un'intenzione di amore e di sacrificio. Di sacrificio perché di amore di Dio al di sopra di tutto. E chi appartiene a Dio non può appartenere più a se stesso. C'è incompatibilità in questo. Allora sentiamo l'ansia di essere di Dio, di essere trasparenti, di essere solo del Signore. Ebbene, quest'ansia fa sì che ci si consacri, cioè si rinuncia a se stessi. In ogni consacrazione c'è questo elemento della rinuncia e la Chiesa benedice i consacrati. Tutti noi dobbiamo edificarci a vicenda. Vedete, i consacrati danno il buon esempio ai fedeli, portano la loro preghiera e i sacrifici al Signore per il bene di tutta la Chiesa. E la Chiesa deve tutta intercedere per i consacrati di Dio, perché siano fedeli alla loro altissima missione. Di nuovo ci viene in mente quanto è perverso il mondo, soprattutto quello di oggi, pieno di invidie sociali. Il fumo del demonio è entrato proprio nel tempio sacro del Signore, e il fumo dell'invidia, dell'odio, della concorrenza sociale, anziché dell'amicizia sociale. Così, con le mie povere orecchie, ho sentito dire, miei cari, che cosa contraria alla cristiana umiltà, contraria alla modestia, quella di esaltare la vita religiosa come status perfectionis. San Tommaso d'Aquino, grande dottore cattolico, lui stesso grande consacrato a Dio, non aveva limiti. Diceva che lo stato religioso è uno status perfectionis, non quello status perfectionis acquisite, che è lo stato episcopale. Lo stato dei religiosi è uno status perfectionis acquirente, cioè uno stato di perfezione ancora da acquistare. Vedete allora che non c'è né ipocrisia né falsità, né indebito trionfalismo, ma vero trionfalismo, giacché ce n'è uno vero e autentico. Provare questa gioia, vedere non solo da parte dei consacrati, che vivono con letizia, anche se con sacrificio, ma il sacrificio è gioia perché c'è la Pasqua del Signore, la morte è inghiottita dalla vita, la croce è rischiarata dalla luce della risurrezione. Ecco perché c'è sacrificio e gioia nell'amare Dio e nell'appartenere solamente a Lui. Ma da tutti i fedeli che devono considerare lo stato di consacrazione per quello che veramente è, non come dicono gli schismatici e soprattutto gli eretici, non come dicono i protestanti, che la consacrazione sia un'invenzione umana,
mentre di fatto si tratta di un istituto soprannaturale divino. Dice ancora il recente Concilio Vaticano II, seguendo in questo fedelissimamente le orme dei concili precedenti, che Dio ha dato un suo dono soprannaturale, divino, alla Santa Chiesa, le vocazioni religiose e la stessa vita religiosa.